Stella di Natale con Pandoro, dessert Gli natalizio. ingredienti per questa ricetta sono 500 g di panna, 500 g di mascarpone, mezzo pandoro, cioccolato 150 g, essenza vaniglia un cucchiaino, zucchero a velo 80 g più 80 g. Mettiamo l'essenza a vaniglia nel mascarpone. E mettiamo lo zucchero a velo e cominciamo a impastare. Cominciamo ad impastare il mascarpone, aggiungiamo lo zucchero a velo. Il mascarpone è pronto. Vedrete che è una ricetta facile e veloce. Untiamo la panna con gli altri 80 g di zucchero a velo. Abbiamo montato la panna, adesso la uniamo al mascarpone. Uniamo panna e mascarpone e montiamo con lo sbattitore. Ecco qua. I due composti sono uniti. L'ho assaggiata, eh. Buonissimo. Dividiamo più o meno a metà i due composti, il composto. E andiamo a sciogliere a bagnomaria oppure a microonde i 150 grammi di cioccolato. Adesso uniamo il cioccolato fuso, l'abbiamo fatto raffreddare, eh? Il cioccolato fuso a uno dei due impasti. E mischiamo. Una meraviglia. Adesso che amalgamiamo bene il composto con la cioccolata, è pronto, siamo pronti per preparare il semifreddo. Adesso ci andiamo a svuotare il pandoro. L'altro giorno vi ho fatto vedere il video dove poter fare i tartufini col pandoro, l'impasto dei tartufini. Il video è in pagina, eh? Quindi con quello che togliamo da qua possiamo andarci a fare dei fantastici tartufini. Ho svuotato e devo essere sincero, ho dato una drizzatina sotto al pandoro, che andava un po' di sguincio. Sembrava la torre di Pisa. Adesso vado a mettere la crema al caffè, vado a bagnare con crema al caffè. Voi potete, se non volete usare liquore, potete usare anche semplicemente del caffè, eh? Ho impregnato il caffè con la crema a caffè e adesso vado a fare il primo strato. Teniamo un po' da parte di crema per la decorazione finale, sia quella a vaniglia che quella al cioccolato. Adesso ci andiamo a decorare la nostra stella. Ecco qua, abbiamo decorato. Non sono una grande decoratrice, ma vi assicuro che il dolce è buonissimo. Eccoci qua, ci mettiamo qualche altro confettino argentato. Il nostro dessert natalizio è pronto.